Allora, protocollo Cazzaniga, ma non solo quello. Parleremo anche di altri casi abbastanza recenti, tutti negli ultimi anni, diciamo gli ultimi 10 anni, ce ne sarebbero molti di più andando indietro e andando in altri paesi. Ci sarà il caso anche di Fausta Bonino, infermiera che usava l'eparina, Daniela Poggiali, il potassio, si faceva i selfie con i cadaveri, Angelo Stazzi, che uccideva pazienti anziani usando l'insulina. Non so come verrà fuori l'ordine perché non c'è una scaletta precisa, ma comunque l'argomento è questo, no? E però vorrei sapere come lo considerate voi questo argomento. Una cosa che mi è sembrata molto ipocrita nel trattare il caso del protocollo Cazzaniga è stato quello di sfiorare solo e mai affrontare in modo preciso il termine eutanasia, quasi per paura che questi fatterelli, e non c'è solo il protocollo Cazzaniga, ma in certo modo si potrebbe infilarci anche gli altri, mettessero in cattiva luce quella cosa bellissima che è l'eutanasia. E qui vedete, a me preoccupa molto questa diffusione del chiacchiericcio sull'eutanasia. Il chiacchiericcio mi fa più paura dell'eutanasia vera. Oggi c'è questa idea, questa sensazione che l'eutanasia, sì, fa un po' impressione uccidere un'altra persona, però tutto sommato, se uno fa un'analisi etica molto complessa, è giusto. Come ci hanno convinti di questo, a superare quel dogma del non uccidere? Beh, in pratica con l'arte della propaganda, che è quella dei politici, degli avvocati, dei venditori d'autousate e tante altre persone, ci hanno dato un'immagine ideale dell'eutanasia. L'immagine ideale, cioè, sarebbe la storiella che è alla base dell'eutanasia. La storiella sarebbe una persona quasi sempre molto anziana o comunque almeno molto molto malata, che soffre con dolori lancinanti, non ha nessuna possibilità di guarire, e chiede, supplica, ti prego, uccidimi, sto troppo male, soffro tantissimo. A quel punto, per rendere tutto più drammatico, c'è il medico antiquato, una persona antiquata, magari pure religiosa, che dice: no, io sono dogmatico, ti lascio agonizzare per tutto il tempo possibile e ti faccio l'accanimento terapeutico, no? Tanto accanimento terapeutico. Ok, raccontata così, è chiaro che l'eutanasia è una cosa meravigliosa e chi si oppone è un barbaro, sadico quasi. Purtroppo questa storiella c'entra pochissimo con l'eutanasia. Questa storiella riguarda il suicidio assistito, che è una cosa di fatti che anch'io considero accettabile, seguendo tutta una serie di premesse, come verificare la reale intenzione di uccidersi, di morire, perché se becchi un depresso lo becchi sempre un giorno in cui dice vorrei morire, non è che gli puoi sparare subito a testa, aspetta, vediamo un po' come si mette domani, di migliorare un po' la sua vita prima. Ma comunque, se una persona davvero ha tutte queste sofferenze, queste cose, questa impossibilità di guarire e chiede di morire, io personalmente, senza neanche stare a guardare le leggi attuali, dico che va bene, cioè eticamente mi sembra ragionevole. Ma l'eutanasia non c'entra con questo. L'eutanasia nasce, beh, parliamo anche un pochino a livello quasi storico, il termine eutanasia vorrebbe dire dolce morte in greco. Venne introdotto, diciamo, nel mondo occidentale questo termine, questo concetto da Bacon, che non so come si pronuncia francamente, perché è francese, in cui però lui non è che disse che la dolce morte significa accelerare la morte, ma soltanto evitare le sofferenze, cercando cioè di rendere meno dolorosa la normale, naturale decorso della morte. Soltanto più avanti si incominciò a pensare al fatto di uccidere praticamente il paziente. E qui la cosa terribile, che la differenza del suicidio assistito, è che non è necessariamente previsto l'assenso del paziente stesso, anche perché molto spesso questa persona, magari o per disabilità mentale grave o perché è in coma addirittura, non può, capito, parlare, non può essere consapevole della situazione. Per cui la situazione più classica di eutanasia è il dottore che assieme a uno dei parenti si mettono d'accordo, il dottore gli dice non c'è speranza, il parente dice ma sì, piuttosto che soffra, facciamolo morire. Non vi dico neanche che questo sia del tutto ingiusto, se fosse solo questa l'eutanasia. L'eutanasia vera sarebbe così. Il guaio è che c'è quello che io chiamo chiacchiericcio, cioè che la gente degenera, cioè semplifica i discorsi, al punto tale che dall'eutanasia si è passati all'eugenetica.
quelle di stampo nazista, per ripulire dalle tare genetiche la popolazione, uccidendo i disabili, i malati, eccetera. La differenza, spero che comprendiate, che è molto grande tra una cosa fatta di buon cuore e l'ideologia nazista, insomma. Eppure il confine è molto labile, perché in pratica quando noi incominciamo a considerare plausibile, discutere di una terza persona senza chiedere il suo parere, ma la facciamo vivere questa, tutta a cartocciare, mi sembra che soffra, secondo me è meglio che muoia, è più giusto, soffri meno, dai, un'iniezione come i cani, non si porta al veterinario un'iniezione e non ci pensi più. Non mi piace neanche quando si fa con i cani sta cosa, figuriamoci con le persone. Purtroppo si è arrivati a questa degenerazione etica, che è gravissima perché ha, come dicevo prima, come dire, messo in dubbio quello che deve essere un dogma, un principio rigido del non uccidere, che è una cosa immorale uccidere. Con l'eutanasia, la scappatoia dell'eutanasia, ci si pensa, forse in alcuni casi anche giusto, ma non nei casi che vedremo in questo video. Fra l'altro, tra parentesi, a qualcuno può venire il dubbio che ci azzecca l'eutanasia con questi casi, questi sono criminali e pazzi e serial killer. C'entra moltissimo, anche se io per primo sono convinto che non abbia senso parlare dell'autentica eutanasia umanitaria, che dovrebbe avere come principale stimolo, diciamo, a scegliere queste cose, il bene della persona che poi morirà. Quindi sì, sono d'accordo che non era una vera e buona eutanasia, ma che l'eutanasia abbia avuto un suo peso in questi crimini è sicuro. Vi faccio soltanto un esempio, quello del protocollo Cazzaniga, e qui diciamo in breve che cos'è questo protocollo Cazzaniga per chi non conosce la notizia. Nell'ospedale di Saronno, più esattamente al pronto soccorso, il vice primario, tale Cazzaniga, che si chiama, vabbè, non mi ricordo se il nome di battesimo, non ha nessuna importanza, comunque il dottor Cazzaniga, si sa poi aiutato anche dalla sua amante e infermiera allo stesso ospedale, praticamente dava dosi pazzesche di sedativi, di morfina, fino a 10-20 volte al normale, una cosa folle. La cosa terribile, analizzando questo caso, è che si è scoperto che c'erano moltissimi infermieri e medici che erano a conoscenza del protocollo Cazzaniga. Infermieri che erano lì e lo vedevano fare queste iniezioni spaventose si accorgevano che c'erano dei dosaggi assurdi. Ci fu addirittura una commissione interna che si occupò del caso e che comunque perdonò tutti. Disse che in fondo non era così grave. Ma qui viene la domanda: com'è possibile che uccidere queste persone con queste overdose, persone che non erano neanche malati terminali, quindi anche quegli agganci che si possono avere all'eutanasia autentica di una persona che è comunque spacciata, si tratta di decidere se farla soffrire o meno, eccetera, non c'erano, erano persone che erano sì anziane, alcune erano solo 60 anni comunque, ma che comunque non avevano patologie gravi per cui dovevano morire di lì a poco, andavano magari per stupidaggini al pronto soccorso. Com'è possibile che tante persone, medici e infermieri, quasi tutti, voi pensate che il primario di quell'ospedale di Saronno, si venne poi a sapere dalle indagini che fece circolare la notizia tra tutto il personale medico e paramedico: non parlate del protocollo Cazzaniga, ma se lo dice a tutti vuol dire che già sapeva, che tutti gli altri lo sapevano. Com'è possibile che queste persone, nessuna di queste, abbia denunciato, fermato in modo forte questa pratica? Noi lo sappiamo il perché. Non è la spiegazione ragionevole quella di dire che erano tutti criminali, tutti psicopatici, tutti gente senza cuore. Che senso ha pensare a una simile concentrazione, quasi che l'ospedale di Saronno fosse diventata la nuova sede della Gestapo? Non ha senso. I criminali, i pazzoidi esistono, ma sono sparpagliati qua e là. Non è che sono tutti raggruppati in un unico pronto soccorso. Non può essere vera questa spiegazione. La spiegazione deve essere un'altra. C'era la parola magica eutanasia che echeggiava nell'aria e che faceva venire dei dubbi. Se qualcuno, un infermiere o un medico, avesse visto questo dottor Cazzaniga, per assurdo dico, prendere il bisturi e tagliare la gola così a un paziente, per la brutalità e il modo in cui veniva fatto, io non ho dubbi che subito sarebbe andato a denunciarlo, avrebbe chiamato gente. Perché in quel caso sarebbe stato ovviamente un omicidio, di un pazzo fra l'altro. Ma se c'è l'eutanasia è una roba un po' complicata, è buona morte, dolce morte, roba greca, è roba forte, non si sa di sicuro cosa è giusto e cosa è sbagliato, forse in alcuni casi va bene uccidere la gente, non si sa, è un dubbio,
cioè sono anziani, hanno un aspetto un po' incartapecorito, fanno un po' schifo a vederli, no? Quindi magari è giusto. È questo che ha reso possibile andare avanti così a lungo. E questo è accaduto al dottor Cazzaniga, è accaduto in pratica anche a Fausta Bonino, è accaduto anche a Angelo della Morte, Angelo Stazzi, soprannominato Angelo della Morte solo perché si chiama Angelo di nome, credo, perché insomma un diavolo della morte, poi vedremo alcuni dettagli. Se non ci fosse tutto questo chiacchiericcio, lo chiamo così per dire discussioni di bassissimo livello, roba da mercato del pesce, gente che non capisce di cosa sta parlando e dice castronerie pazzesche, non ci sarebbe questo scarso stimolo a reagire di fronte a questi che sono crimini puri e semplici. Guardate che nemmeno nei paesi progrediti, meravigliosi, dove l'eutanasia è legale, queste persone eviterebbero il carcere, perché lì dove è legale è stato scritto attentamente quali sono, capito, la situazione, le regole da seguire. Quindi non è possibile che un medico su persone che non sono malati terminali decida lui, perché non gli piacciono le persone anziane e lamentose, di ucciderle. Quelli sono assassini anche in Svezia, voglio dire, dove ovviamente c'è l'eutanasia legale, ma deve seguire delle regole. Ma la confusione in questo campo è enorme. Il risultato è che in questi ospedali, quando vedevano questo dottore uccidere persone anziane, e capivano che li stava uccidendo con dosi spaventose, queste qua poi morivano, non avevano quella reazione forte di dire questo è un pazzo, è un criminale. Pensavano è un dottore che ha una sua visione etica, lui ha questa idea dell'eutanasia che forse, chissà, potrebbe anche essere giusta. Quindi l'eutanasia c'entra moltissimo con questi casi, perché diventa un alibi morale per queste stesse persone, che a volte si è scoperto nelle loro cose, scritti, eccetera, discussioni con persone a cui facevano sapere questa cosa, si definivano l'angelo della morte, si convincevano di essere brave persone. È stato importantissimo per evitare purtroppo una reazione immediata da parte di chi lavorava intorno a queste persone e si accorgeva di qualcosa, ma non era così sicuro che fosse sbagliato. Questo per il caos. Voi pensate che i nazisti, quando iniziarono il loro progetto di ripulire la razza, no, dalle tare genetiche, in cui ci mettevano dentro di tutte queste tare genetiche, cioè praticamente ci mettevano dentro anche ebrei, zingari, omosessuali, che non si capisce bene con che logica, tutti quelli che avevano tedeschi erano malati, secondo loro, no? Eugenetica, ma loro questa eugenetica la chiamavano programma eutanasia, e a livello colloquiale si utilizzava spesso il termine eutanasia sociale, quindi usavano molto il termine eutanasia perché purtroppo, a sforzarsi un po', le analogie ci sono. Vi dico la verità, in questo video difficilmente sarò molto tranquillo e pacato, perché mi tocca molto questa cosa. E quindi ve lo dico come premessa, perché insomma questa idea delle persone che trattano un argomento in modo obiettivo è un po' una leggenda, insomma, o questo qua via da Marte, non sa niente, non ha mai vissuto nel mondo terrestre, oppure sarà sempre stato toccato, influenzato da ideologie, culture, per cui insomma nessuno è obiettivo. Alla fine il comportamento più onesto per me è dire subito all'inizio quella che è un po' il proprio collocamento, no? E quindi il motivo per cui non si è obiettivi. Io non posso essere molto sereno e obiettivo su casi di questo tipo perché c'è il dubbio, e ne parlo come dubbio, perché io avevo solo 11 anni quando è accaduto, che mio padre sia stato ucciso da un infermiere con una iniezione di insulina. È il racconto di mia madre, che all'epoca era lì in ospedale e aveva, non lo so, 40 anni, credo. Per cui, insomma, lei mi ha raccontato questa storia, quando sono diventato più grande, ovviamente, non quando ero bambino, che mio padre fece il diavolo a quattro perché voleva andarsene dall'ospedale. Lui, che era un professore, non veniva trattato molto bene, insomma, si sentiva molto umiliato a essere lì così trattato in quel modo e voleva essere libero di uscire. A quel tempo c'era una strana normativa per cui il dottore poteva decidere di non, capito, lasciare andare via un paziente, poi dopo è cambiata per fortuna. Mio padre non accettava questa cosa, insomma, mia madre mi raccontò che ci fu questa discussione con un infermiere, non con un dottore. Mio padre aveva una grande eloquenza e quindi vinse dialetticamente quella battaglia, ma è pericoloso vincere in quelle situazioni. L'infermiere come reazione gli fece un'iniezione e mia madre, che era lì, disse: ma che cosa, niente adesso. E lui disse: insomma, insulina. Mio padre non era diabetico ed era lì solo per un'ulcera, aveva 54 anni, cioè, capito? Dopo pochi minuti morì. Poi vedremo che tra questi casi c'è anche un altro, Angelo Stazzi, che usava l'insulina.
Questa è la storia che mi ha raccontato mia madre. Non tutti quelli della mia famiglia sono convinti di questa storia, devo dire la verità, quindi... Però mi ha fatto un po' impressione. Mi uccidono il papà. In questo modo è chiaro che quando poi faccio un video su questo argomento non è che sia la persona più obiettiva del mondo. Ho un po' il dente avvelenato su questo argomento. Cercherò di essere obiettivo, perché ovviamente non voglio certo criminalizzare tutti gli infermieri e i dottori. Anzi, vi posso dire subito che io ho passato un certo tempo in ospedale, non come ricoverato, per fortuna, ma per assistere persone, mia madre 2 volte, e recentemente, stranamente, mio fratello, che non è così anziano, ma che ha avuto l'anno scorso una bruttissima broncopolmonite con complicazioni, per cui praticamente, insomma, faceva paura, avevano messo in alta intensità, con la bomba di ossigeno, tutti i tubi attaccati. E devo dire che io, stando lì tanto tempo, eccetera, così, ad assisterlo, ma anche a verificare un po' come veniva appunto aiutato, posso dire che sono stati bravissimi. Pensate che alla fine mio fratello, quando incominciava a star meglio, quasi non voleva tornare a casa perché si trovava troppo bene a essere coccolato, tutte queste infermiere, alcune anche carine, fra l'altro. Per cui no, non è che voglio fare cose assurde di dire che gli infermieri sono tutti psicopatici criminali, vi dirò di più una mia idea, che spero di riuscire a esprimere in modo diplomatico, perché è di quelle cose a due facce, capito? Per me gli infermieri devono essere straordinari. Il devono è quello che può disturbare in questa frase, ma è quello il discorso. Quello di assistere persone malate, fragili, eccetera, è una cosa così delicata, così di responsabilità, così importante, che io non posso vedere gente qualunque che fa questo lavoro. E purtroppo, per diventare infermiere o bazzicare un po' l'ospedale con qualche titolo di paramedico, eccetera, paraospedaliero, non è che ci vogliono proprio le lauree, insomma, no? Ti fai dei piccoli corsi, tu puoi aver fatto cose che non c'entrano niente, facevi la commessa o facevi il magazziniere, perdi quel lavoro, un giorno pensi, ma faccio sto corso per infermiere, lo fai e dopo un po' di tempo sei infermiere. Però in questo modo, visto questo corso sanno fare tutti in pratica, non c'è selezione. Se è vero che per fare un'iniezione riconosci il dosaggio dei farmaci, le misure di primo intervento, non ci vuole molto, ma l'altro aspetto, che è di qualifica, di dignità della qualifica di infermiere, quella per me è una cosa elevatissima, e questo è un complimento che faccio alla qualifica. È una qualifica elevatissima. Non sono persone qualunque. Devono essere straordinari. Il devono è perché deve esserci più selezione. Io non posso vedere persone rancorose, egoiste, svogliate, come esistono nella vita di tutti i giorni, e accetto che esistano perché fa parte della natura umana. Nel caso degli infermieri no, li voglio speciali, li voglio selezionati. Mi aspetterei quindi che ci fosse una selezione interna anche dopo l'assunzione, una cosa in prova, per cui quando si incomincia a vedere certi comportamenti, senza bisogno di vedere i pazienti di quell'infermiera che pur spurgano sangue dagli occhi, pensare questa persona non è adatta. Voi pensate, qui faccio un brevissimo accenno, a Daniela Poggiali. Dopo vedremo forse se c'è tempo, perché non so se riuscirò a trattare tutti gli argomenti in modo approfondito, ma Daniela Poggiali, tra le altre cose che si è scoperto prima degli omicidi, si fotografava, e poi faccio vedere qualcuno di questi scatti, faceva dei selfie con i cadaveri dei suoi pazienti che erano morti da poco e li sbeffeggiava praticamente, vedete questa cosa qua. Si sapeva all'interno del mondo delle infermiere, così che li giravano intorno, che era un po' vendicativa, a volte faceva degli scherzetti goliardici. Sapete qual era uno scherzetto che faceva? Quando ci sono i turni, ovviamente, no? Quando lei stava per finire il suo turno e sapeva che nel turno successivo con quello stesso paziente c'era un'infermiera che a lei stava antipatica, cosa faceva la Poggiali? Dava un super mega purgante al paziente e poi scappava via. Così arrivava l'infermiera il turno successivo e si trovava un disastro, no? Da dover ripulire questa persona anziana che ovviamente, capito, con questo super purgante. Questi sono gli scherzetti che faceva lì. Questi selfie coi cadaveri mentre ridacchiava, li ha messi su Facebook, non erano foto molto segrete. Eppure c'è stato bisogno che ci fossero i morti per incominciare a pensare che forse era meglio, capito, fare delle indagini o quantomeno allontanarla. Questa è una cosa molto, molto grave. Salteremo, ve lo dico subito, da un caso all'altro per inseguire il filo della logica di un ragionamento, più che analizzare in dettaglio tutti questi casi. Qua parliamo di Fausta Bonino, che lavorava all'ospedale di Piombino.
Anche lei uccideva i pazienti, insomma, ne ha uccisi 13, mi sembra. E qui c'è una cosa, appunto, che ho letto che mi ha colpito molto, no? L'assessore regionale alla sanità, Stefania Saccardi, che sicuramente è persona in buonissima fede, non metto in dubbio questo, però si indigna quasi quando sente i giornalisti che parlano di scarsa vigilanza. E dice: non è vero, non è vero, ci siamo allertati. E quando è che si sono allertati? Quando è che hanno notato che c'era qualcosa di strano in questa che ha ucciso come minimo 13 persone, forse di più, probabilmente di più? Ce lo dice qua, vedete, che hanno fatto loro la segnalazione ai NAS, eccetera. L'ASL di Livorno, il Dipartimento di Gestione del Rischio Clinico, su una quota di anomalie nei dati dei decessi. I dati non erano allineati con la media. Insomma, avete notato che c'erano troppi morti? Esatto. Sarebbe questo un sistema efficace di vigilanza? Le statistiche? Aspettare che la catasta dei morti superi un certo livello di 3 metri d'altezza e a quel punto si dice qua c'è qualcosa di strano? Fausta Bonino usava l'eparina, che è un anticoagulante, per uccidere queste persone. Persone che stavano bene, che un attimo prima parlavano così, dopo che lei era passata, sbarellavano tutte e cominciavano a perdere sangue, a spurgare sangue dagli occhi e tutte le parti. Si faceva l'analisi e si scopriva che avevano livelli di eparina 10 volte maggiori a quelli legali, cioè il massimo della dose che per legge si può dare, 10 volte di più. C'era bisogno di aspettare che ne fossero morte 13, anzi 10, perché dopo 10 morti in effetti si sono allertati, l'hanno spostata del reparto, hanno ucciso altre 3 volte. E vabbè, insomma, il reparto non era abbastanza lontano, questa qua si muoveva con le gambe, questi problemi che non si possono prevedere prima, ovviamente. Cioè, per me, vedete, la scarsa vigilanza è uno dei grandi argomenti di questo video. Questo sistema statistico, sì, funziona, ma all'anima, cioè, devono morire un sacco di persone perché incominci a suonare l'allarme, non va mica bene questo. Per me bisognerebbe fare una cosa individuale, ossia, muore una persona, una, anche una sola, analizzi il caso, vedi che prima stava benissimo, che non c'è nella sua cartella clinica un qualcosa di particolarmente a livello di pericolosità, fai una prima analisi del sangue, di questo, di quello, scopri che c'è una quantità di eparina che nessun medico al mondo avrebbe mai potuto somministrargli in modo lecito, ti fermi, qua c'è un caso enorme, chiami subito i NAS, non aspetti che la pila di cadaveri arrivi a 5 metri d'altezza, cioè è pazzesco questo, questa è scarsa vigilanza, è una gravissima mancanza di vigilanza. Vi dico la verità, io da un po' faccio pochi video, devo dire la verità perché insomma sono un po' così. Però ne hanno tante idee, no, di argomenti che mi sembrano interessanti, poi magari decido di non farli per questioni di scrupoli morali vari. Ce n'era un video che già pensavo da tempo di fare, che avrei intitolato in modo spettacoloso, cioè che attira l'attenzione, 10 modi per uccidere senza essere presi, insomma beh, il titolo è suscettibile di miglioramenti, un po' più sintetico magari, 10 delitti perfetti, una cosa del genere. Poi non l'ho fatto proprio perché mi sembrava una cosa un po' di cattivo gusto, no? Sembrava quasi che io dessi consigli su come ammazzare e farla franca. Ovviamente, se avessi fatto quel video, il mio obiettivo sarebbe stato un altro. Sarebbe stato di fare luce su quelle zone d'ombra, nelle indagini, nella sensibilità alla reazione a un morto, a un cadavere, che poi permette questi delitti, tra virgolette, perfetti, ma più che per la genialità dell'assassino, per la mancanza di indagini praticamente. Quindi non l'ho fatto il video, però rimango dell'idea che davvero queste zone d'ombra sarebbe meglio approfondirle, perché se si sa, si viene a sapere, a capire che c'è un certo modo di morire o di uccidere che non è indagato, se tu lo sai, poi lo capisci e incominci a indagare anche su quelli. Voi pensate che la prima volta che mi venne in mente questa strana cosa, no? Che è una piccola divagazione, lo so, rispetto all'argomento principale, poi ci ritorniamo, dei morti in corsia, insomma, no? Degli infermieri, dottori, assassini. Ma è comunque un po' attinente, come vedremo. Si trattava di questo, io vivo in una città circondata dai monti, no? E da sempre, insomma, leggo anche i giornali locali e ho visto che di gente ne muore parecchie, non uccise ovviamente, incidenti di montagna in pratica. D'inverno ci possono essere anche le slavine, un incidente con gli sci che sono pericolosissimi, se becchi un albero tutta la città sei morto praticamente, oltre a quelli che addirittura vanno fuori pista e vanno giù per i burroni. D'estate non ci sono le slavine, a meno di andare molto in alto, che ci sono anche d'estate le slavine, però ci sono i burroni, si cade giù per questi canaloni, vengono anche chiamati. Io ho seguito così queste notizie, no? E
Una cosa che mi ha colpito è come non ci fosse mai nessun tipo di indagine al seguito, nessuna verifica di cosa ha fatto prima questa persona di cadere, se qualcuno l'ha visto, se c'era qualcuno che poteva aver motivo di ucciderlo, nulla e nulla, perché se uno cade da un burrone è una cosa naturale. Però non capisco bene perché se uno trovi caduto da un burrone è ovvio che non sia un crimine, se trovi uno invece affogato in mare potrebbe essere un crimine, perché quello è il punto. C'è una bella differenza andare a vacanza in mare o in montagna, perché se muori al mare fanno indagini, se muori in montagna non fanno indagini. Questa è la mia strana conclusione che ho raggiunto, almeno basata su quello che io posso, a cui posso accedere, cioè i giornali, non è che io sono lì in procura, ovviamente. Per cui l'impressione che ho avuto è che non c'è mai stato un approfondimento. Addirittura in alcuni rari casi mi ricordo che nell'articolo sul giornale locale il giornalista, magari perché un po' ci marciava, perché ovviamente i giornalisti fanno queste cose, ma comunque ci metteva un po' di dubbio, del tipo non si capisce perché questa persona a quell'ora fosse andata lì, come mai era vestita così leggera che faceva così freddo, adesso faccio così a memoria, no? Nonostante queste premesse, nessun tipo di indagine. È proprio una zona d'ombra, non è pigrizia, è che non si pensa che potrebbe essere un crimine. Allora voi capite che come provocazione, solo come provocazione, viene in mente omicidio perfetto? Cerca di convincere, invitare in vacanza in montagna, o aspetta che lui vada in vacanza in montagna e seguilo. Quello che vuoi uccidere è fatta. Basta che mentre gli spacchi una roccia sulla testa nessuno ti veda, trascini il corpo, che non è detto che dovesse essere lì vicino questa persona al burrone, poteva essere anche in una baita, ma se non c'è nessuno che vede, tu gli dai un colpo in testa almeno per farlo svenire. Lo trascini dove c'è un burrone, in alta montagna i burroni sono dappertutto, lo butti giù. Fatto, nessuna indagine, nessun approfondimento, niente. Lo trovano sotto un burrone, si confonde la frattura al cranio con quella della caduta, nessuna indagine, nessuna autopsia, nessuna verifica. È un po' strano, no? Un po' strano. Ma questo qui non è l'unico caso. Quello dell'ospedale è un altro caso, nel senso che praticamente viene considerato normale morire in ospedale, in modo particolare per le persone anziane. E qui mi tocco perché ho visto che incominciano a considerare anziani già quelli a 60 anni, quindi un po' prestino. È un errore e non venitemi a dire che il fatto che questi casi siano emersi vuol dire che non è vero, ma che c'è appunto la vigilanza. No, assolutamente no. Questi casi hanno in particolare, di particolare, che chi li ha commessi è stato spudorato. Sapete cosa vuol dire spudorato? Spudorato non è soltanto una persona che si spoglia per robe sessuali, spudorato è uno che non ha il pudore di stare un po' attento a non farsi beccare. Abbiamo il protocollo Castaninga, che lo conoscevano tutti in ospedale, infermieri, medici, tutti sapevano di questa cosa e lui andava avanti tranquillo. C'è la come si chiama lì, la Daniela Poggiali, che si scattava le foto con le persone che aveva appena ucciso, fra l'altro, e le metteva su Facebook mentre lei rideva e faceva le smorfie. È vero, nella didascalia non scriveva sotto l'ho ammazzata io, però se uno avesse un po' di prudenza, dopo aver ucciso una donna anziana, una persona, magari non si farebbe fotografare ridendo col cadavere, magari, no? Era spudorata, non aveva nessuna precauzione. Oltretutto i numeri. Nel caso di Castaninga si parla di 13, ma anche 20, adesso non me lo ricordo neanche più tutti i numeri, ma comunque decine di morti. Si stanno analizzando casi precedenti, anche lì che all'inizio non si erano considerate, ma adesso andando a vedere a ritroso si scopre che insomma è una cosa vecchia questa qui. Questi qui sono stati presi perché hanno veramente esagerato. Ma allora viene il dubbio, cosa sarebbe accaduto se non avessero esagerato? Se non si facevano i selfie con le persone uccise? Se non facevano sapere a tutti di questo bel protocollo? Se avessero avuto un po' di prudenza? Per esempio, per chi lavora in ospedale è facilissimo. Purtroppo, fare iniezioni a uno che non è il tuo paziente, non si dovrebbe. I regolamenti interni lo vietano sicuramente, ma in pratica io sono stato in ospedale ad assistere queste persone per molto tempo, io vedo come sono queste stanze. Non è che ci sia il sorvegliante o ogni dottore, infermiera che ti incontra, dice lei chi è, che cosa fa qui, chi viene, mi faccia vedere i documenti. Nessun controllo. Voi pensate che c'è stato, adesso non so se trovo l'articolo, lo faccio anche vedere, ma ve lo ricorderete a memoria, quel piccolo scandalo, piccolo perché lì non è morto nessuno, che si è scoperto che i ladruncoli entravano negli ospedali di varie città per rubare
ai pazienti, ma più spesso a infermieri e dottori addirittura, che magari così, i dottori hanno più soldi, che ne sappiamo. In pratica loro si erano accorti, quello che ho notato anch'io, che chiunque può entrare in ospedale e andare dove cazzo gli pare praticamente, a parte l'alta intensità dove c'è un minimo di controllo, ma in tutti gli altri reparti tu vai su al piano dove ti pare. Infine, la prima stanza aperta che c'è. Nessuno ti chiede niente, nessuno. Queste persone sono come se fossero in piazza, cioè questo è un po' un problema secondo me. Almeno un riconoscimento, la prima volta che arriva un cosiddetto parente, appunto, si suppone, dovrebbe esserci. In ospedali, in altri paesi, in America, se non mostri i documenti e non sei un parente stretto, non ti fanno proprio entrare. Questa cosa è una cosa un po' pericolosa secondo me, questo fatto che sia così facilmente accessibile. L'ospedale, ma se questo avviene per gente che sta fuori dall'ospedale non c'entra niente con i medici e gli infermieri, figuriamoci per chi lavora lì. Per un infermiere è una roba da niente passare dalla sua stanza alla stanza, quattro stanze più in là, con un paziente che non è il suo. Basta che sbirci se in quel momento c'è qualche collega o no, non c'è nessuno, e molto spesso non c'è nessuno, e entra, fa l'iniezione. Questo paziente non si ribella perché vede l'infermiera e pensa che sia autorizzata. Fatto. Hai ucciso qualcuno che non è del tuo reparto, quindi già una piccola attenzione in più. Sono esempi, ma voglio dire che questi qua hanno esagerato, non hanno fatto nulla per tenere nascoste queste cose e li hanno presi, beh, per fortuna, alla lunga, dopo un sacco di morte li hanno presi. Ma gli altri? Vogliamo credere davvero che questi qua, che adesso qua io ho quattro casi, sono gli unici accaduti in Italia negli ultimi 10 anni, magari? Ma stiamo scherzando? Credete che funzionino così le statistiche criminali? Cioè, di qualunque crimine, anche se non fosse l'omicidio, vengono presi 100 evasori fiscali in quest'anno. Vuol dire che quest'anno c'erano solo 100 persone che evadevano il fisco? Che evadevano il fisco? Solo 100? Li hanno presi tutti? 100% li hanno beccati? Non sarà che ne prendono uno ogni 100 e che se ne prendono 100 ce ne saranno 10.000 che non li hanno ancora presi. È così che funziona di solito. Questi sono quelli che hanno preso. È la punta dell'iceberg, quella che emerge, ma quello che c'è sotto. Tutte quelle persone, che già anche questi sono andati avanti a volte per anni, prima di che venissero presi, che si limitano ad essere un po' morigerati. Non si fanno i selfie col cadavere. Non si vantano in giro di essere l'angelo della morte come faceva Castaniga. Stanno un po' attenti, insomma, e magari per evitare di far suonare quell'allarme sofisticatissimo dell'altezza della pila dei cadaveri, no? Che ce ne sono troppi lo stesso anno, si accorgono questi, si limitano a uccidere un paio all'anno, ma con un paio all'anno non c'è nessuno di questi allarmi sofisticati che suona, si perdono le statistiche normali. La cosa sbagliata per me è che ci siano approcci così superficiali per scoprire qualcosa che non va, bisognerebbe fare casi individuali. Quando muore una persona, anche in ospedale o anche in montagna, un minimo di verifica, fallo, la vita delle persone è importante sempre e comunque, anche se sono anziane. L'impressione è che molto spesso questo non accada. Vi leggo qua una cosa molto interessante che mi ha colpito. Qui a parlare è un'altra infermiera, però questa è brava. È una che lavorava assieme a Daniele Poggiali. E sentite che cosa dice. Qua c'è l'articolo che ne parla. Quel giorno di fine marzo Sara sbiancò. Si chiama Sara, questa infermiera brava che non ha fatto niente di male. Era spirato il signor Faustino e il suo sospetto sulle strane morti dell'ospedale di Lugo prese di colpo forma. Sentivo, dice questa Sara, che l'uomo poteva essere il prescelto per un ulteriore decesso anomalo, racconta lei, infermiera del reparto di medicina. Intorno alle 15, un'ora dopo che Daniela Poggiali aveva preso servizio, morì. Rimasi di sasso e dissi tra me: ecco, ci risiamo. Mi confrontai con una collega e anche lei condivideva le mie apprensioni. Ci chiedevamo come queste morti potessero essere così frequenti senza che nessuno facesse nulla. Eravamo sconcertate. È la mia stessa reazione emotiva. Sconcertato. D'accordo che è normale che qualcuno muoia in ospedale con tanti pazienti, alcuni in condizioni gravi, ma vogliamo veramente far tutto con le statistiche e non analizzare caso per caso come profilo, diciamo, del livello di malattia, di gravità dei casi. Questa infermiera, e a questo punto anche l'amica con cui ne ho parlato, che lavoravano lì, si resero conto che c'era qualcosa di strano e si stupiscono di come di fronte a qualcosa di così enorme non c'erano reazioni, non accadeva nulla. Questo è quello che non va bene.
Adesso cercheremo di analizzare un po', oltre, continueremo a parlare anche qua e là di questi casi, ma oltre a lamentarsi di come vanno le cose, cerchiamo anche di essere propositivi, cosa si potrebbe cambiare. Si analizza il problema, quello che non va, e poi si cerca di trovare qualche soluzione. L'analisi del problema, per me le anomalie del fatto che sia una zona franca per morire all'ospedale, come la montagna stranamente, sono due. La prima è quella che appunto mi crea un po' di imbarazzo parlare, perché non vorrei sembrasse un attacco a una categoria, ma gli infermieri devono essere persone straordinarie, l'ho già detto e lo ripeto. Quindi una selezione maggiore sul profilo umano, psicologico, perché è chiaro che i corsi, mettere la crocetta sulle varie risposte sintetiche, tutti sanno fare queste cose, insomma, se non lo fai il primo tentativo lo fai il secondo, ma non è che sia proprio come una laurea in ingegneria, quello del corso di infermieri, voglio dire, la medicina è più complessa ovviamente. E quindi non si può valutare con dei semplici test così il profilo umano, caratteriale, la stabilità psicologica di queste persone, però lo si può fare quando poi incominciano a lavorare, in quello che considero sempre un periodo di prova. Lì non deve essere considerato uno scandalo allontanare e dire non sei adatto o adatta a questo lavoro. Una cosa che deve fare solo se scopre che ha ammazzato qualcuno. No, basta soltanto che sia insofferente a fare il lavoro, che derida i pazienti, che viene chiamata di questi campanelli e arriva 5 minuti dopo ed è pure seccata. Questi non sono comportamenti accettabili. Questo non vuol dire che questa persona sia necessariamente una persona criminale, è una persona molto comune, che ha tutte le fragilità, gli egoismi, le insofferenze che hanno la maggioranza di noi, però non puoi fare quel lavoro, ne fai altri, vai a fare la commessa al supermercato, magari anche lì sei un po' scazzata, infastidisci i clienti, eccetera, perderai qualche cliente, ma non perché è morto, lo perderai perché andrai in un altro negozio perché è stufo di farsi trattare male, ma è meno grave la situazione. Quindi insomma non si può, voi pensate che tra questi c'è Angelo Stazzi, che oltre ad aver ucciso, non si sa bene se 5, 7 o ancora di più andando a ritroso, pazienti, persone anziane di questa clinica dove lavorava, in più aveva ucciso al di fuori dell'ambito ospedaliero la sua amante per questione di soldi. L'aveva uccisa e poi di fatto è stato condannato anche per quella. Cioè uno che è un assassino proprio e si mette a lavorare come infermiere. Queste cose, queste selezioni bisognerebbe farle e considerarle normali, normale che la qualifica infermieristica sia elevata, elevatissima. Guardate che sia vero ovviamente che i medici ne sanno di più in termini di scienza medica, sono gli infermieri che passano più tempo con i pazienti, i medici appaiono come la Madonna Lourdes praticamente, ogni tanto arrivano, magari da 2 giorni non si vede il medico, bene, 2 giorni no, ma comunque una volta al giorno. Gli infermieri sono quasi sempre lì, questo significa più stress, ma anche più, capito? Situazioni in cui da gestire statisticamente, per cui sono importantissimi. Io mi sentirei quasi più tranquillo se ci fossero infermieri davvero bravi, scrupolosi, eccetera, ad assistere, ma mia madre ormai è morta, comunque una persona cara, e un medico che non è un genio, a patto che non sia proprio un criminale nazista, insomma, che non il contrario, un medico bravissimo che fa delle terapie fantastiche, ma se poi dai questa persona fragile ai infermieri che se ne sbattono le palle praticamente, anche senza volerlo uccidere in modo specifico, si creano rischi grandissimi, insomma. Voi pensate soltanto al fatto di non accorrere subito quando c'è questo suono. Io quando ero lì che facevo questo, sia di giorno che di notte, avevo notato sta cosa, no? Che a me piaceva questa idea che ci fosse per ogni letto il campanellino per chiamare, no? Perché mi sembrava una cosa di buon senso, anche perché non è che in queste stanze ci fosse sempre un infermiere, una volta passavano minuti senza che entrasse nessuno, quindi un po' abbandonati in quei minuti quantomeno, e allora io pensavo che succede se uno sta male, no? C'è questa bella idea del campanellino, no? Che loro premono e dove c'è la stanza di infermieri, dei dottori, quello che è, sentono questo allarme, vedono da che stanza chiama e così possono correre subito, ma corrono, insomma, corrono piano, diciamo, corrono piano. Io mi ricordo durante una notte in cui assistevo a mia madre che c'erano 5-6 pazienti in quella stanza, io ovviamente ero seduto vicino a mia madre e lei dormiva bene, per fortuna, così. Però un'altra paziente vicino a me si lamentava e non capivo bene cosa diceva. Mi ero accorto che le avevano messo sto campanellino in una posizione scomodissima,
cioè dietro di lei, in un punto in cui non poteva vederlo, e avrebbe dovuto proprio, capito, fare i contorsionismi per riuscire a afferrarlo. Così io vado lì e premo io questo campanellino. E mi aspettavo, essendo anche notte, quindi un grande allarme, di vedere arrivare di corsa qualche infermiera. Non arrivò, non subito quantomeno. Mentre ero lì che aspettavo che arrivasse qualcuno, ho cercato di capire perché sbiascicava un po', non si capiva bene, e mi diceva che aveva sete, tanta, tanta sete. Perché in effetti era estate, faceva caldo, non c'era l'aria condizionata. E così, e do da bere l'acqua, lei mi ringrazia moltissimo, eccetera. Nel frattempo, così un po' confusa, anche si spoglia quasi nuda, butta tutti i vestiti per terra. Solo a quel punto, e è passato minimo un minuto, è arrivata l'infermiera, molto carina, un po' infastidita di essere scocciata di notte, anche se era comunque l'infermiera del turno di notte. Sono dettagli, io non sto dicendo che era una criminale questa infermiera, ma che non era all'altezza di una persona straordinaria come dovrebbero essere le infermiere, era una persona abbastanza normale, che fa il suo dovere, però insomma la voglia c'è e un po' non c'è. Queste situazioni non vanno bene e non sono, non stiamo ancora parlando dell'angelo della morte, ma stiamo parlando di situazioni in cui bisognerebbe valutare di più la vita umana. Voi pensate a tutti i controlli che ci sono nella vita di tutti i giorni per verificare che la gente non faccia cose brutte. Ci sono telecamere in tutti i supermercati per evitare che qualcuno si freghi il formaggio grana, lo yogurt, la salsiccia. Ci sono i tornelli per evitare che la gente vada in metropolitana a sbaffo, con la telecamera di sorveglianza vicina per vedere se qualcuno salta il tornello, che poi dopo non si sa se le guardano mai questi filmati, ma comunque. Ci sono sistemi di sicurezza ovunque c'è qualcosa che ha un valore. E le persone umane, nessun valore? Chiunque può entrare in ospedale, entrare in qualunque stanza, fa quel che gli pare? Cioè, c'è qualcosa di sbagliato in questo e non mi interessa sentir dire è sempre stato così, è complicato cambiare. Se un sistema è sbagliato, lo si cambia. Non si può restare imprigionati di una tradizione in una tradizione sbagliata. Il valore della vita umana è così elevato che bisogna metterci delle protezioni intorno, livelli di sicurezza. Il secondo aspetto. Che cos'è? Uno è che chi gira intorno ai malati devono essere solo le persone autorizzate e devono essere persone straordinarie. I medici già lo sono per i loro studi, eccetera, eccetera. Le infermiere, che hanno studi un po' minori, diciamo, come qualità tecnica, lo devono comunque essere, come e più dei medici, perché a volte sono più stressate dei medici, sul profilo umano, eccetera, di rapporto col paziente. L'altro aspetto è che bisognerebbe appunto una maggiore reattività alla morte, anche in ospedale. Le statistiche, lasciale stare, tu devi vedere il quadro clinico di un paziente. Se una persona un attimo prima parlava, era tranquilla, serena, lì nel suo letto e tutto, tutti i valori erano normali, passi un quarto d'ora dopo e già lì che gli girano gli occhi è morto. Lo so che teoricamente è possibile, che non sempre la morte bussa prima di uccidere, però è comunque un pochino strano. Un po' di verifica falla e se trovi i valori sballatissimi, quello che gli hanno iniettato, crea subito la denuncia, subito mobilitarti, non aspettare appunto che siano morte 10 persone. Questo è un altro aspetto che è importantissimo secondo me. Bisogna che ci sia, si consideri, vedete, per me è una cosa che, e questo è il motivo ovviamente per cui vi ho detto all'inizio non posso essere obiettivo, io ho notato, e l'ho notato appunto quando mia madre ha incominciato a invecchiare, questa scarsa scarso rispetto che si ha per la vita degli anziani. E non parlo solo del fatto che vengono considerati poco, così poco importanti, è un discorso diverso, proprio la loro vita non è così grave se finisce. Questo è il tipico pensiero che percepisco. La logica è si deve morire tutti. Quando si è anziani si avvicina alla morte. Se si muore non è uno scandalo, è normale. Sì, ho capito, però il discorso di prima, ci sono alcuni anziani che stanno ancora benissimo e non è che sia così normale che muoiano subito, ma poi il valore della vita. Prima vi dicevano che questi pasticciati discorsi sull'eutanasia, che spesso sconfinano nell'eugenetica o nei crimini veri e propri, così, del dottor Morte o dell'infermiera Morte, sono tutti basati su un concetto che psicologicamente, emotivamente, io ho in mente, capisco cos'è. Perché in un certo senso in passato anch'io avevo qualcosa di simile, anche se non l'avrei mai applicato per ammazzare la gente. Il ragionamento è questo. Tu, in quel momento che fai questo pensiero, sei giovane, sei oggettivamente strafigo proprio, hai una vita fantastica e poi vedi passare il moribondo.
Il moribondo, 89enne, 90enne, 91enne, tutto accartocciato con la bava alla bocca, il catetere con la sacca di urina, e pensi, ma come si fa a vivere così? Io se solo mi viene un brufolo vado in crisi, non sono più strafigo all'anno, capito? È un ragionamento molto superficiale, emotivamente molto comune, ognuno si adatta al proprio livello di vita, il bello e il brutto è più o meno quello che hai tu, il di più sono privilegiati. Il di meno sono sfigatissimi. Ovvio che quando tu guardi in giù in un baratro e vedi in fondo a sto baratro la persona rattrappita dalla senilità, dalla vecchiaia, dalle malattie, tu pensi, Dio mio, se fosse così mi ammazzerei, vorrei che mi uccidessero. Questo è un tipico ragionamento un po' strozzo che si fanno da giovani. Io mi ricordo davvero che quando c'erano queste età qui, sui 20 anni o anche meno, c'erano miei amici che dicevano proprio, ma io quando ho 50 anni, c'è anche presciolosi, abbastanza presciolosi, io quando ho 50 anni mi uccido, perché la vita non è degna di essere vissuta se sei stanco, debole, vecchio. Vorrei andare a fare una rimpatriata con questi amici, no? E annunciarmi al classico detto, ricordati che devi morire, no? Perché in promemoria l'avevi promesso, e la promessa è debito, e adesso sei 52 anni anche tu, insomma, per cui dovresti ammazzarti. Ovviamente non voglio che si ammazzino, ma il punto è che sono ragionamenti ingenui e sballati, ma che bisogna capirli. Il valore della vita è soggettivo per ognuno. Voi pensate, lasciate stare il fatto dell'essere anziani, che tutti lo vedono come l'istante prima della morte. Poi sapete quante giovani muoiono? Quanti giovani? Andate a vedere la tavola del Braska con gli indici che usati per calcolare il tasso, il premio assicurativo. Adesso non me lo ricordo a memoria, per cui vabbè, avete pazienza, ma mi ricordo che c'erano robe raccapriccianti, una cosa tipo una possibilità su 5 che muori entro i 30 anni, per dire, no? Adesso non so se era una su 5, faccio a memoria, ma erano percentuali che mi avevano spaventato, perché a quel tempo, che ero a scuola, anch'io pensavo, fino a 80 anni sono assolutamente sicuro, non c'è verso, posso anche andare a far cazzate in autostrada con la macchina, non posso morire, sono giovane. Poi dopo gli 80 anni si vedrà se muoiono. È un ragionamento di un'ingenuità favolosa questo. Muoiono un sacco di giovani, tantissimi giovani. Uno su cinque non raggiunge i 30 anni, adesso non mi ricordo, ma faccio memoria. Ma sono percentuali così, quindi lasciamo stare queste statistiche che non valgono niente. Ma lasciamo stare anche gli anziani, visto che questo disturba il vostro, diciamo, ragionamento. Pensiamo a una persona che magari ne ha solo 40 anni, però è affetta da qualche terribile malattia, quelli con la SLA, quelli con malattie degenerative. Tu li vedi tutti lì bloccati dal collo in giù, sulle sedie a rotelle, che non sanno neanche parlare. È normale pensare, io non posso vivere così. Ma queste persone, prima di ammalarsi, anche loro erano giovani, belle, sane. E magari anche loro, vedendo altri in quel caso malati, avrebbero pensato quello. Però poi dopo queste persone, stranamente magari, ma vogliono ancora vivere. Questo vale anche per gli anziani, ovviamente. Ci sono anziani che, pur essendo stanchi, malati, pieni di acciacchi, tutto sommato trovano ancora piacere nella vita. Lasciamo, rispettiamo questa loro decisione. Ma purtroppo questa gente che ragiona in un termine che più che di eutanasia, di eugenetica, che decidi tu se gli altri hanno una vita degna di essere vissuta, finirai, quando hai una vita troppo bella e tranquilla, per diventare l'angelo della morte del sacco di gente, no? Non tutti applicheranno con la morte questo. Ma chi la applica con la morte? Chi, lasciando fare altri questo, come quelli che erano colleghi di questi angeli della morte degli ospedali, vedevano e non reagivano, non in modo risoluto, perché pensavano, ma sì, in fondo queste persone uccise erano anziane, potrebbe anche essere giusto. Quindi no, non va bene. Voi considerate che un anziano è soprattutto una persona che ha vissuto tanto. Tutta una vita, sapete cosa vuol dire tutta una vita? Le persone che ha conosciuto, le cose che ha pensato, che ha scoperto. Quando li vediamo magari sono miserevoli, ma per me la loro vita vale quasi di più quella di un giovane, anche se non voglio fare qui i bilancini col diritto a vivere. È un discorso proprio di peso quasi della vita. I ventenni sono tanto carucci, ma che cazzo hanno fatto ancora nella vita? Niente, sono uguali a tutti gli altri, siamo fatti con lo stampino come mentalità, idee. Poi non saranno sempre così. La vita, i percorsi di vita, li personalizzerà, li farà cambiare. Ci saranno i traumi, se non hai sofferto non puoi dire di aver vissuto in questa vita. E diventeranno più ricchi come carattere, come profilo emotivo. Ma al momento, analizzando non il diritto alla vita, che voglio darla a tutti il diritto alla vita, ma più che altro proprio il valore alla vita. Per me è la vita di un anziano che ha generato persone, che è un patriarca o una matriarca, che ha mille storie da raccontare, è quasi di più, vale di più
di un ventenne qualsiasi, che è un ragazzotto qualsiasi, senza ancora un grande spessore umano. Purtroppo la mentalità comune va in una direzione completamente opposta. Sapete, mi viene in mente, ed è un'ulteriore drammatizzazione, ma mi viene in mente davvero spontaneamente, così come associazione logica, quel racconto in Se questo è un uomo di Primo Levi, in cui lui racconta la sua esperienza a campo di concentramento e sterminio di Auschwitz. Parlò delle selezioni, no? Le selezioni come avvenivano. In pratica non erano quelle che chi è completamente digiuno di questo argomento potrebbe pensare. Selezioni significa i nazisti passano, prendono gli ebrei e li uccidono, no? Vabbè, gli ebrei, gli omosessuali, gli zingari, eccetera. In realtà no, queste selezioni all'interno del campo, gente che avevano già imprigionato, non erano basate sull'etnia o cose del genere, erano basate sull'efficienza fisica. Praticamente arrivava un ufficiale medico nazista, perché di solito il campo era tutto autogestito dai prigionieri, erano anch'essi prigionieri, caporali, da cui fa celebre detto siamo uomini o caporali di Totò, che però facevano appunto i capoccia, no? Ma comunque non si vedevano quasi mai questi nazisti. Arrivavano per le selezioni. A quel punto cosa accadeva? C'era questo dottore nazista, si vedeva passare davanti, nudo, uno per uno tutti questi internati. Lui gli dava un'occhiata, ci impiegava circa una decina di secondi e poi decideva la cartella di questo qui, se lo mandava a sinistra doveva finire nel forno, essere ucciso, a destra lo facciamo ancora vivere. Una superficialità incredibile, no? Oltre, vabbè, insomma, aspetti etici ancora più grandi, ma anche la superficialità proprio del criterio usato. Al punto che Primo Levi, se non ricordo male, di fronte a un altro detenuto, un altro così, che condivideva con lui la prigionia, insomma, internato si chiamano. Un altro internato che fra l'altro era un po' in là con gli anni, con un'aria attempata, che era preoccupato di questa selezione, Primo Levi gli diede dei consigli, no? Per dare qualche speranza. Gli disse, usa la tua razione di pane, che veniva usata come moneta anche, per avere altre cose, per farti fare la barba, perché c'è anche il barbiere del campo, che è anche lui un prigioniero, tutto un mercato interno. Fatti fare la barba per avere un aspetto un po' più ripulito e ricordati quando passi di tenere il petto in fuori, capito? Un'aria bella tosta, contrai i muscoli, tira dentro la pancia, perché in quei 10 secondi c'è la differenza tra la vita e la morte. Fai una bella impressione e sopravvivi, se no finisci nei forni. Se non ricordo male, alla fine questo qui riuscì a sopravvivere grazie a questa grande idea. Mentre un altro, e ce ne parla Primo Levi di questo, che era appena arrivato al campo di concentramento e quindi non capiva ancora niente di queste cose, non sapeva neanche che quella corsettina che faceva erano le selezioni, questo qui era più giovane, più robusto, però non sapeva che cazzo è sta cosa di spogliarsi nudi e andare avanti e indietro, lo ha fatto ma con un portamento, una postura, la pancia di fuori, ingobbito, un'aria un po' da scemo, nei forni subito. Superficialità, cosa c'entra questa cosa così drammatica? Beh, non è proprio la stessa cosa che accade, ma se voi pensate a questa gente che ha nella testa l'idea io giudico io se la vita degli altri è degna di essere vissuta, cioè come dire, se tu sei anziano e vai in ospedale, mi raccomando, facciotta sveglia, di chiaramente che ti piace tanto vivere, cerca di star bello dritto, racconta qualche barzelletta simpatica, perché se ti mostri troppo accartocciato, troppo dolente, troppo insignificante, si rischia. Non in tutti gli ospedali, ovviamente, solo dove lavorano questi cosiddetti angeli della morte. Conclusioni. Purtroppo qui vedete mi hanno scritto tanti argomenti che sono il triplo di quelli, ma il video sta diventando troppo lungo e poi proprio non ho più tempo, tra poco devo smettere, porca vacca, non arrivo neanche a finire la conclusione. Vi dico rapidamente, un altro argomento, e l'ultimo, è quello di tutte le attenuanti, gli alibi. Un alibi abbiamo visto qual è, si cerca di credere, a volte sono gli stessi assassini che lo fanno, che loro in fondo lo fanno per l'eutanasia, questa cosa bellissima. Poi viene fuori che c'era l'angelo lì, come si chiama, Stazzi, che aveva quest'idea, no, che si convinceva di essere buono. In realtà poi si scopriva che lui ammazzava questi pensionati e poi subito avvisava le pompe funebri perché c'era un rapporto con loro, loro gli davano una mancia. E lui forniva cadavere fresco, così riuscivano a far fare il contratto, così cioè spendere per il funerale,
ai parenti di chi li contatta per primi, no? Quindi lui aveva questo modo per arrotondare. C'era Daniela Poggiali, se non ricordo male, che aveva, c'erano stati 70-80 furti, cioè lei rubacchiava anche ai pazienti. C'è il Cazzanighe e la sua amante Laura Taroni, che hanno ucciso non solo anziani bisognosi di eutanasia, hanno ucciso il marito di lei, la madre di lei, guarda caso non era in fin di vita, ma aveva litigato giorni prima perché non era contenta della relazione tra Laura e questo dottore, aveva litigato con questo dottore 5 giorni prima. 5 giorni dopo gli danno delle pere pazzesche, aspettano che muoia, non chiamano il pronto intervento per 2 ore, la lasciano agonizzare, perché non era in ospedale ma a casa sua, a casa della figlia, e quindi insomma uccidono il marito dell'amante, il marito di Laura è stato ucciso, la madre perché c'erano brutti rapporti, lui, Cazzaniga, sembra abbia ucciso anche suo padre, bisogna vedere se i rapporti erano buoni, cioè voglio dire, tutte queste cose nobili, etiche dell'eutanasia, per favore, andiamo a vedere, scopriamo che lo fanno per soldi, per rubacchiare, per vendette, dopo dei litigi. Vabbè, purtroppo non ho più tempo, comunque insomma leggete anche voi queste cose, perché i dettagli che sono dietro sono angoscianti. L'ultima cosa originale, insomma, che non ho ancora trattato in alcun modo, è quella della pazzia. Per favore non fate sta cosa, perché i pazzi siete voi a sto punto, di dire ogni volta che si uccide in modo molto crudele è pazzia, perché pazzia significa attenuante, significa non era in sé, diamogli uno sconto della pena, non mandiamolo in carcere ma in un ospedale psichiatrico. Cosa vorrebbe dire questo? Che soltanto le persone malate di mente violano la legge? In Italia c'è il dubbio che i cretini sono quelli che ancora la rispettano la legge, vengono chiamati cretini di solito, no? Quelli buoni. In realtà ci sono molti moventi, il movente non è solo i soldi, anche se in alcuni casi qui troviamo persino faccende di soldi dietro. Un movente purtroppo è anche dare sfogo ai propri istinti animali, e qui c'è una grande ipocrisia nel voler creare intorno a queste persone l'aura di persone speciali, aliene, pazzi, come dire non ti preoccupare, non è così che succede di norma, questi qua sono pazzi. No, queste sono persone che si incazzano, che sono rancorose, che sono avide a volte, che hanno il delirio d'onnipotenza, e ce ne sono tante persone così, tantissime. Non tutte arrivano a uccidere, perché non tutte arrivano a lavorare in ospedale e avere questa opportunità facilissima. Ma in pratica è una cosa folle, è un ragionamento capzioso pensare di dire io analizzo in chiave morale e etica, è assurda fare una simile cattiveria, quindi chi la fa è pazzo. No, non è pazzo, è uno che ha, come tutti, un po' di istinti anche violenti, aggressivi, il malanimo che c'è nelle persone, solo che a differenza degli altri non si controlla, dà sfogo, e questa è una colpa che razionalmente lui ha e per la quale deve essere punito in modo veramente molto, molto severo. Sto cercando di creare un'atmosfera natalizia, non si sente molto bene perché questo è il mio stereo, vedete lo stereo. Questo è un supplemento che ovviamente ho aggiunto dopo, visto che tra pochissimo è Natale, la vigilia, non volevo lasciarvi con quel video come ultimo video prima di Natale, molto deprimente anche come argomento, no? E così volevo farvi gli auguri, ho fatto questa appendice. Questa canzone, che credo che sia Happy Christmas, è cantata dal piccolo coro dell'Antoniano, sono delle bambine molto carine e che mi sembra che parlino anche bene inglese, insomma. Allora, gli auguri di Natale, sì, vedete, io sono uno di quelli che non vive bene il Natale, no? Lo percepisco quasi come un periodo in cui c'è gente che ostenta la propria felicità agli anni dei meno felici. Ma non importa questo adesso. Abbiamo visto in questo video appena finito, insomma, argomenti molto pesanti, molto tristi, e soprattutto che ci portano ad essere un po' pessimisti sulla natura umana. Io credo che sia giusto
pensare al male, averlo in mente per poterlo riconoscere e combattere. Però a volte sarebbe utile anche avere insomma, un po' di bene nella testa, pensare anche alle cose positive, perché esistono anche quelle. E proprio parlando dell'assistenza alle persone malate, anziane, ci sono queste persone. Quindi vorrei fare questo augurio di Natale a tutti ovviamente, ma in modo particolare a quelle persone che sono molto impegnate nell'assistenza dei loro cari, a volte con uno spirito di sacrificio enorme. Io soltanto così, parlando solo limitatamente all'esperienza di internet e YouTube, recentemente ho conosciuto tre di queste persone che appunto sono in questa situazione, no? Una donna che assiste sua madre, che non è molto anziana, la madre però ha avuto un brutto male con degli effetti, per cui praticamente adesso questa donna non riconosce sua figlia, vede questa giovane donna vicino che l'aiuta ma non la riconosce come sua figlia, quindi potete immaginarvi quanto sia angosciante questa situazione. C'è Giuseppe, se non ricordo male, non vorrei sbagliarmi coi nomi, ma comunque diciamo che non importa, insomma, lui sa di chi parlo, mi sembrava che fosse Giuseppe, che mi ha detto che assiste costantemente suo padre e che a volte guarda i miei video proprio, diciamo così, per ingannare il tempo in queste lunghe attese. Poi c'è Alessandra. Alessandra non è l'Alessandra che mi aiuta nelle indagini su Bossetti, faccio gli auguri di Natale anche lei ovviamente, ma l'Alessandra di cui parlo adesso è un'altra. È una giovanissima nonna, è più giovane di me, pensate quanto è giovane, eppure è già nonna, però qua mi sta venendo fuori. Sì, lo so. Sì, ma già sono depresso così, lasciami stare un attimo. Un attimo solo. Sì, vabbè, di nuovo Happy Christmas. Perché quello lì di Masini mi fa troppa tristezza. Cosa dicevo? Ah sì, che questa Alessandra anche lei assiste non un genitore ma il suo compagno, ma il suo ex compagno da cui si era lasciata da anni, fra l'altro in modo non troppo buono. Quando però poi questo suo ex compagno, che è più anziano di lei insomma, ha incominciato a stare davvero male per bisogno di aiuto costante, lei è tornata, si è addirittura trasferita a casa di quest'uomo, abbandonando la sua casa. Quindi vedete che spirito di sacrificio, no? Queste persone, e altre che non conosco, ma che fanno qualcosa di simile, arrivano quasi a sacrificare la loro vita, nel senso che quando tu non ti appoggi alle badanti, ma sei proprio tu in prima persona, che stai costantemente con questi tuoi cari malati, praticamente è come se mettessi in stand-by la tua vita. Perché anche se qualche piccolissimo ritaglio di tempo per uscire un attimo, andare a fare la spesa, a farti qualche giretto, puoi tirarlo fuori perché qualcuno ti sostituisce magari per poche ore, non è con i ritagli di tempo che ti puoi costruire una vita, cioè trovare una compagna, un compagno, capito, e iniziare una vera nuova vita tutta tua. È un sacrificio enorme, però alla fine è nobile per questo e può essere anche giusto. Soprattutto con i genitori, ci hanno dato la vita, noi restituiamo loro un po' di questa vita, letteralmente. Ovviamente rinunciare a farsi una propria vita, magari con un amore, così è un grosso sacrificio. Però vedete, in un certo senso questo grande sacrificio che si fa, lo si fa proprio per amore. Alla fine anche questo rapporto con queste persone malate è come una grande storia d'amore. Certo, non è come la storia d'amore più romantica, quella dei fiori, delle scatole a forma di cuore, del sei bella, sei meravigliosa. È una storia d'amore un po' diversa, però alla fine è quasi più profonda se ci pensiamo. Molto spesso addirittura ci sono legami di sangue. Per cui, vabbè, non so se questo appendice è molto più allegro del video precedente, forse no, ma è soltanto per dire che mi fa piacere sapere che ci sono persone così, che conoscono un amore così profondo, da fare sacrifici così grandi. Voi pensateci quando avete queste storie d'amore più decorativo, no? Più tradizionale, questa mia compagna o compagno sarebbe disposta a fare grandissimi sacrifici per me? Forse sì, forse anche no, non lo sappiamo. Sono storie d'amore diverse, ma molto profonde. A me fa piacere sapere che ci sono persone
che ancora, insomma, sono disposte a affrontare questi sacrifici. E quindi soprattutto a loro auguro davvero un buon Natale, sperando che anche loro trovino un po' di conforto, diciamo, nel pensare che stanno vivendo in un certo modo una grande, un po' straziante storia d'amore. Buon Natale a tutti voi.